solidale, sono dei gruppi che cercano di mettersi insieme per fare consumo critico in maniera conviviale. E quindi è nata l'idea di portare in piazza tutto questo movimento per coinvolgere più persone, per fare in maniera che più gruppi fossero contenti di fare questo gioco. Collibera in silenzio per l'ultimo saluto ad Angelo Bassano, il sindaco ammazzato, Claudio da Bologna, adesso che in pensione porta aiuti in bocca. È appena andato via un camion del quale ci serviamo, che è di una ditta confiscata alla mafia. Crediamo che si faccia antimafia molto più con le azioni concrete che non con le manifestazioni. Siamo 15 aziende, agenti di sviluppo del territorio, e vogliamo con questa catena di iniziative aumentare questa consapevolezza tra i cittadini e dimostrare che con l'economia solidale si possono ottenere risultati che l'economia della concorrenza non riesce ad ottenere. SOS Rosarno nasce dalla esigenza di incidere sulla vicenda dei braccianti agricoli africani che ogni anno vengono nei nostri territori, ma anche per dare delle risposte ai piccoli produttori che di fatto subiscono lo stesso sfruttamento, causando una sorta di guerra tra poveri, dove i braccianti e i piccoli produttori spesso si sentono come in conflitto. Abbiamo creato questa rete su tre principi inderogabili: una produzione biologica, quindi rispetto della salute del territorio, l'assunzione regolare con il contratto e la retribuzione degna del bracciante, e la volontà di difendere soprattutto il territorio dall'illegalità e dalle devastazioni ambientali. Ma sa cosa vuol dire portare un po' di fede? Lo legge negli occhi dei bambini in ospedale, vestito da pagliaccio come fosse carnevale. Un'altra Italia che vive si diffonde, non la trovi sui giornali, la TV ce la nasconde. I calabroni, uno di loro arriva e dice: vogliamo che voi ci date una parte del vostro miele a noi. Ti strappo le ali, ti strappo le zampe, ti brucio la casa, non parliamo! Che vive si diffonde, non la trovi sui giornali. Io penso che sia un bel segnale che in questo momento sta uscendo anche in relazione al tema della legalità e dell'economia solidale. Spero che la città sia sempre più sensibile e sempre più interessata ad approfondire e a contribuire attivamente. Stiamo seguendo Sbarco in Piazza, tutte le piazze italiane, per vedere un po' chi incontrano, chi sono loro e perché lo stanno facendo.